Antonio Forni, nuovo socio della PMS Torino. Innanzitutto, benvenuto. Grazie a voi. Quali sono state le cause, le motivazioni, la passione che l'ha spinta ad arrivare a Torino, a sposare un progetto importante come quello di PMS Torino, a dargli ulteriore slancio e ulteriore sviluppo? Finalmente ho potuto sposare le mie due grandi passioni, quella per il basket e quella per la mia città. Per me è un momento bellissimo questo che sto vivendo adesso, anche perché lo vivo in un clima di amicizia che è fondamentale. Ho trovato Paolo Terzolo, che è un carissimo amico che conosco da una vita, e anche gli altri soci per me sono dei grandi amici, per cui siamo un bel gruppo. E la cosa più bella dello sport è lavorare insieme per dei risultati che sono comuni a tutti, e per me è fondamentale. Come se l'immagina i prossimi anni? Beh, io penso che i prossimi anni saranno densi di grandi emozioni, sicuramente. Io sono, per natura sono positivo e ottimista. L'ho detto, il momento è giusto per pensare in grande. Credo che noi abbiamo sicuramente un progetto che può sembrare a qualcuno ambizioso, però ho detto già prima, è un progetto realistico perché stiamo dotandoci di una struttura societaria molto solida. Quindi siamo in grado di fare un campionato eccellente. Poi, con tutto rispetto per i risultati sportivi che possono essere anche aleatori, però credo che possiamo, e lo faremo, costruire una squadra solida che possa puntare in alto, in altissimo. Quindi è un campionato da promozione, e poi noi abbiamo l'obiettivo a breve e medio termine di arrivare alla 1. Naturalmente, come ha detto prima, l'obiettivo è quello di radicarsi sul territorio, i risultati sportivi sono importanti, ma in questo momento Torino ha bisogno veramente di una proposta, di un'offerta sportiva, soprattutto negli sport alternativi al calcio, che sia costante, che sia continua, che sia prolungata nel tempo, e la risposta potrebbe essere proprio PMS Basketball Torino. Io sinceramente lo penso, anche perché io penso sempre che il basket comunque, ecco, non ha il numero ovviamente di appassionati del calcio, però è uno sport comunque di massa. Io lo definisco uno sport elitario di massa, nel senso che è uno sport di massa per il numero di praticanti, di appassionati, e Torino è una dimostrazione sicuramente, ma in fondo siamo in crescita a Torino come in tutta Italia con il movimento cestistico. È uno sport elitario perché noi comunichiamo dei valori positivi, siamo uno sport bellissimo, questo sono un po' partigiano perché per me è lo sport più bello al mondo, ovviamente, è uno sport fantastico perché è spettacolare, dinamico, emozionante, è uno sport puro che non conosce scandali, assolutamente, per cui pensiamo di avvicinare ancora più appassionati e soprattutto naturalmente ancora più sponsor. È ovvio che lo sponsor si avvicina ad uno sport incontaminato perché comunica comunque dei valori positivi, e quindi ha piacere di affiancare l'immagine della pallacanestro in generale, poi potrà essere la PMS Torino o di un'altra squadra, a proprio logo, perché sa che c'è una risposta positiva a livello di consumatori, di clienti, di persone comuni, sicuramente. Penso specialmente in un momento di crisi come questo attuale, dove la gente non apprezza gli sprechi, non apprezza, cioè, quando si parla di somme veramente, insomma, strabilianti in altri sport, la gente comune non può apprezzarlo. Allora noi abbiamo uno sport che è veramente a misura d'uomo anche per i costi, quindi noi possiamo costruire degli spettacoli, uno spettacolo che comunque è eccezionale, però a costi che sono sicuramente non sono paragonabili a quelli del calcio. Io credo che la gente comune questo lo apprezzi sicuramente, ed è importante per noi.